La barba. Che magnifica invenzione. Con la barba non senti il freddo. Con la barba un qualsiasi ometto si può trasformare in un possente boscaiolo. La barba ti rende più saggio e protegge la tua pelle. A me non cresce la barba. O meglio, mi crescono i soliti 4 orribili peletti in faccia, che non sono degni di essere chiamati barba. Avere i peli in faccia è peggio che non avere proprio niente, perché comunque quei peletti vanno levati in qualche modo e sei costretto a raderti. Se invece sei completamente sbarbato, almeno sei libero di fregartene. Il problema di radersi i peletti non è tanto il fatto che non mi vada di farlo, anche perché avviene così raramente. Il fatto è che sembra quasi ridicolo radersi per così poco. Sento quasi il rasoio che mi dice: lasciami, non sei degno di usarmi. D'altro canto, i peletti sono troppo brutti per essere lasciati. E comunque, quella storia che più ti radi la barba e più ti cresce, con me non funziona. E so che questa storia è un fattore genetico e c'è gente che ha la barba da quando ha 13 anni, altri invece sono nella mia stessa situazione. Non ho proprio perso le speranze, perché comunque una sorta di baffi mi crescono. Quindi magari in un futuro mi crescerà la stessa cosa anche sul resto del viso. Mi spiego. Questa è la mia faccia, più o meno. E al posto dei baffi mi vengono molti peletti, che se li faccio crescere forse verranno scambiati per dei veri baffi, ma non ne sono sicuro. La barba bella però è nella zona delle guance e delle basette, e lì è veramente come il culetto di un bambino, non ci sono neanche i peletti. Invece, nell'area pizzetto e qua, c'è un'orribile via di mezzo. Ora, non escludo la possibilità che quando sarò cinquantenne avrò la barba, anche perché non ho mai visto un cinquantenne che non ne avesse. Però una volta sono stato preso dallo sconforto, quando mio professore mi ha rivelato che anche a lui, quando era un giovincello, non gli cresceva la barba e gli venivano solo i baffi e il pizzetto, e in effetti lui era sbarbato. E in quel momento mi sono reso conto che esistono cinquantenni sbarbati e che io sarei potuto diventare uno di questi. Scusa, ma tu parli dei tuoi problemi di barba con i tuoi professori? Zitto! Alcuni mi dicono che, dato che comunque un po' di baffo mi viene, potrei iniziare a farmi crescere dei bei baffi. Ma il problema di base è che prima di diventare dei veri baffi, i peletti passano una lunga fase intermedia, molto lunga, in cui sono semplicemente peli sotto il naso, orribilmente lunghi. E poi l'idea di assomigliare a Super Mario non mi ha mai affascinato. Insomma, se Super Mario avesse avuto una bella barba al posto dei baffi, avrebbe rimorchiato tantissimo e se ne sarebbe fregato di salvare la principessa. Una cosa strana è che nonostante la mia faccia abbia poca peluria, la mia testa è piena zeppa di capelli. È da quando ero piccolo che quando vado a tagliarmi i capelli qualcuno mi dice: wow, hai un sacco di capelli. O quando a qualcuno capita di toccarmi la testa rimane sempre un po' stupito: oh wow, è un parrucchino. Oh, sono i tuoi veri capelli? Ah, com'è soffice. A me non mi cresce la barba, ma mi crescono i peli in faccia, che non assomigliano neanche un po' alla barba folta e corta che ancora non ho. Alla barba folta e corta che ancora non ho. Con la barba sarei un vero filosofo, più mascolino come un vero boscaiolo. Con un cappello potrei andare in Alaska, in canottiera, in canottiera, in canottiera.